Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video oggi scopriremo insieme le caratteristiche di un particolare cane da ferma, il bracco ungherese. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il bracco ungherese, chiamato anche più comunemente con il nome di Vizsla, tradotto vigile, è una razza le cui origini provengono dall'Ungheria. Non ci sono notizie certe, ma sappiamo che i predecessori del bracco sono stati incrociati con il segugio di Pannonia, da cui ha preso molte caratteristiche. È un cane da caccia e principalmente da ferma. Questo significa che una volta individuato l'animale selvatico, il bracco si blocca in punta o ferma, indicandone la presenza al cacciatore. Nel passato era considerato il cane dell'alta società, solo i più ricchi infatti potevano permetterselo. Il bracco ungherese è un cane di taglia media, di costituzione leggera e asciutta, che gli conferisce grande bellezza ed eleganza. Il suo peso varia nel maschio dai 30 fino ai 40 kg circa, mentre la femmina pesa dai 25 ai 32 kg. Mentre la sua altezza al garrese è di circa 58-64 cm per i maschi, mentre per le femmine poco meno. Esistono due diversi tipi di specie di questa razza, il bracco ungherese a pelo corto e quello a pelo lungo. In entrambi i casi è fitto, ruvido e un po' duro. Per quanto riguarda il colore del mantello, deve essere sempre necessariamente di diverse tonalità, del dorato. Può avere una macchia bianca sul petto o sulla gola, il diametro non deve mai superare i 5 cm. Non necessita di essere spazzolato frequentemente, sarà necessario solo all'occorrenza. Il suo carattere è equilibratissimo, docile, intelligente e dolce. Sarà anche davvero tanto affettuoso con la famiglia e con il suo padrone. Questa razza si adatta a qualsiasi ambiente, starà bene sia in un appartamento che in un giardino. Si tratta di una razza abitudinaria, quindi avrà bisogno di una certa routine quotidiana per evitare che diventi troppo pigro. È importante fargli fare tanta, anzi tantissima attività fisica, in particolare la corsa libera. Può essere scelto anche come primo cane, infatti come già anticipato il bracco è un cane molto dolce, intelligente, facile da educare e predisposto all'apprendimento. Amerà tanto la compagnia della sua famiglia, si legherà in particolare molto al padrone, anzi avrà in realtà l'attaccamento un po' morboso e cercherà costantemente contatto fisico e visivo. Non è sicuramente un cane indipendente. Con i bambini è il perfetto compagno di giochi. Si dimostrerà dolcissimo, premuroso e affettuoso. Proprio per questo è una razza perfetta per praticare la pet therapy. Anche per gli estranei ha un'ottima capacità di socializzazione. Il Vizsla ha un'età media che va dagli 11 ai 13 anni circa e gode di una buona salute generale. Potrebbe soffrire di alcune patologie ereditarie. Le più diffuse sono la displasia all'anca e l'atrofia progressiva alla retina, legata alla vista. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza intelligente e molto attenta come il bracco ungherese. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!